passare gli infermieri, cioè il tempo di caricare il cane in ambulanza e ripartiamo subito, no? E lei, signora, di che cosa si lagna? Dovevo forse farla io la respirazione bocca a bocca al cane? Sì! Sempre ci ha perso la colazienda qua! E lei, signora, se aveva visto il gatto andare in acqua, doveva fare subito un fischio lungo, che lei appunto segnali... No, un fischio lungo di uomo in mare. Capitano, quanti fischi c'è per dare gatto mare? E intanto gatto mare, tu la tua. Capitano, ho detto gatto mare! Cura! E ti ci giungia questo figlio di sigari, stai sento un momento che non si capisce niente. Ma che lingua parli tu? Io e ti? La baruffa tra un ciosotto e un giapponese. E il muto che gli dice al sordo che il secolo va spiato. Capitano, vedrà che adesso capiremo tutto, perché metteremo tutto per iscritto. E oggi proprio vedrà come va a finire sta storia, quando che sarà tutto verbalizzato. E voglio proprio vedere anch'io come faremo questo verbale. Allora, capitano, se mi affronti, adesso, e lo scrive, e mica detti tutto di getto. In che senso? Allora... E lo scrive, e mica è detto tutto di getto. Insomma, tutto si è svolto nell'arco di tempo che sta tra le 10 meno 10, le 10 e le 10 e 10. Ero appena andato giù in cabina a un signore che aveva il cane, dire che aveva a mettere la museruola, perché aveva appena montato una signora con un gatto onde evitare che sbaruffesse. Ma Gigi, guarda che se non parli un po' più piano, io non capisco niente. Non si mette anche lei, capitano. Insomma, vado giù in cabina che dico, signore, lei qua il cane ha da mettere la museruola. E lui mi fa, museruola, la museruola non la va, che fago la multa. E ho mollato il cane. Il can si è precipitato addosso alla gabbietta del gatto. Il gatto le saltò fuori e andò a attaccarsi in testa di un turista giapponese che portava il tupè. E il tupè le svolò per aria. Il can ha mangiato il tupè a volo e si è strossato. Ma che c'era il can che si è dimeneato che pareva indiavolato. E il parò ha cominciato a sigare. Amore strossato, chiami l'ambulanza, che amore strossato! È andata così, capitano, meno su altro. Hanno scritto tutto? Neanche una parola, Cicci. Neanche una parola. Neanche se ti ripeto tutto un po' più piano. Ma neanche se ti metti i sottotitoli. Lo so, capitano, ho ancora questa leggerissima inflessione che ho già. Non è che fai un bel corso di lingua? Lascia perdere, capitano, che non altri ciosotti, se facciamo capire in tutto il mondo.